non si fa quello che si fa, come vedi, lui sono dei pionieri, un altro pioniere che sta lì, vedi. Lui se la passa mentre la mano dente che è pronta, c'ha il termometro sulla sfera, però per farvi capire che questa è la realtà, è l'Italia che noi dobbiamo capire dove stiamo andando. Gli americani ci stanno rompendo le palle con questi prodotti del cazzo, del Kaiser. Però è vero, vogliono mettere bollini, bollini rossi e neri, secondo se il prodotto è grasso o meno grasso. Io ero a Parigi e gli ho detto, guardate che se la comunità europea mette bollini a quegli, su quelli francesi, arrivano quelli, lo metto sui formaggi, insomma, voi non mangiate più. Eh sì, perché sono tutti formaggi. Allora, noi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto sempre, la qualità è il primo lavoro che dobbiamo fare. Cioè, e poi andare avanti, cercare di proteggere queste cose che ci sono rimaste, fare qualche passo indietro. Noi non abbiamo, vogliamo crescere, ma crescere in che cosa? Crescere in qualche cosa e dobbiamo credere. Credere con forza per quello che dobbiamo fare, questa è la cosa importante, perché la nostra cucina è il made in Italy, è il più forte. Perché cioè tutti quanti gli americani quando vengono, tedeschi, spagnoli vanno a mangiare le masserie. Oggi l'agriturismo che avete fatto voi negli anni 60 ci hanno fregato, perché oggi sono alberghi di lusso. Cioè questo che non pagano le tasse. Noi invece tocca arrangiarsi per pagare le tasse. Capito? Perché loro hanno tutto quanto quello che gli serve. Allora, mettiamoci la buona volontà su quello che facciamo, non veniamo solamente ad ascoltare, perché noi siamo delle persone che parliamo, ma vorremmo anche che da parte vostra ci sia qualche cosa che possiamo ridare. Cioè, i vegani, no? I vegani che sono un popolo a sé, mi fanno incazzare come dice. Però io voglio dirvi, il vegano ha mangiato continuamente il pane che fanno nella grande industria. Nella grande industria mettono il miglioratore sul pane, e il miglioratore è un estratto del pancreas e del maiale. Allora loro hanno mangiato il maiale per tutto questo tempo e nessuno gliel'ha mai detto, furbi, intelligenti. Ma perché? Non è che non c'era scritto, perché la legge prevede che sotto il 3% non potevano scriverlo. Cioè loro parlano di merendine, che i nostri figli vanno a vedere la merendina, fanno lo specchietto per allodole, perché le farine non si sa da dove arrivano. Parliamo di dieta mediterranea. I grani non sono più interi, ci sono tutti camuffati, noi siamo diversi. Non sanno neanche che cosa, dove stanno a pescare, quali prodotti di qualità. Mister Kiss, quando è venuto qui in Italia, ha fatto apposita questo della dieta mediterranea. Benissimo, allora, nel 40, oggi siamo nel 2019, il prodotto è cambiato, dobbiamo rifare l'esame del prodotto, perché il prodotto non è più sano. Cioè, quando voi mangiate una fettina, andate a una grande istituzione, queste fettine da grandi così, no? Poi sono macerato, mi piace la fettina, no? Io voglio tutto, sì. Poi vai su padella e vai, sa, mi sembra una scaloppina. È vero, quante volte è successo questo? Dunque pensate, questi allevamenti intensivi e coltivazione intensiva ci fanno male, ci fanno male. Noi dobbiamo vivere più a lungo, se la vita si è allungata. Questo vale per noi, dobbiamo lasciare una traccia a quelli che verranno dopo di noi. Non pigliamo tutto noi, cerchiamo di dare qualcosa, qualcosa di concreto. Prima di passare la parola al Presidente, Gianfranco non c'era, l'avrà saputo senz'altro, ma da ieri la Food and Drug Administration americana ha ammesso pubblicamente che l'olio d'oliva è un medicinale. Sono riusciti gli zucconi a capire dopo secoli che non c'è cosa migliore dell'olio d'oliva. Hanno messo 10 varietà, fra cui 2 varietà toscane. E quindi qui vi dico tutto. E anche umbra, due varietà umbra. Vedi? Io dico sempre che, vedi, Oscar Farinetti è una brava persona per fare denaro, no? Business. Sì. Lui faceva parte dell'Unione prima, no? E noi compravamo i televisori, no? Le cazzate. Però va bene. Oggi lui ha detto che l'Eccino
è nato in Sicilia. E io gli ho detto, mi sembra che stai dicendo un po' di stronzate, il vicino è nato in Toscana, capito? Però noi abbiamo molte cultivar, ma non lo sanno, questi fanno i soldi, ci prendono in giro. E questo è il problema, la verità. Allora, do la parola al Presidente.